Black box, vi faccio vedere, possiamo sia far partire una ricerca, non per, io per prodotti non lo consiglio perché onestamente i clienti cercano parole chiave, quindi partire sempre dalle parole chiave secondo me è la cosa migliore, e anche qui si può fare uguale, cioè per parole chiave si cercano le parole chiave ovviamente in base a dei parametri che mettiamo noi, come già sapete, e troviamo altre parole chiave in base a alcuni parametri sicuramente interessanti, come ad esempio se mettiamo da un minimo di 1000 volumi di ricerca, ok? Giusto per capire. Entrate mensili per parola chiave, ma non ci interessano neanche tanto perché stiamo cercando nicchie abbastanza randomiche, però mettiamole, ok? Per essere più specifici, facciamo finta di fare una ricerca reale, entrate mensili minimo, che so, dai 5000, stiamo cercando nuove nicchie, ripeto, non nicchie già strutturate, ad un massimo di che so, a un massimo di 20.000 al mese, un prezzo minimo di dai 20 ai 50, conteggio di recensioni non ci interessa, conteggio delle parole, un minimo di due parole nella parola chiave, in questo modo si vanno a cercare parole chiave un po' più long tail, più di nicchia, e come sempre il filtro titolo densità, assolutamente sì, con un minimo di 0 ed un massimo di 5 prodotti in prima pagina. Perfetto. Se poi c'è anche, ci fosse anche il filtro, le categorie le mettiamo tutte, cioè andiamo random, adesso le lasciamo tutte attive, ovviamente dipende poi in base a tutto il resto. Anche qua è interessante, hanno aggiunto nuovi filtri, che è molto molto interessante sempre dargli un'occhiata, ma no, ripeto di non perdervi, ok? Non è che se vi aggiungano più parole chiave, allora siete a posto, anzi, tipo di spedizione può essere interessante invece per trovare semplicemente i parole chiave che comprendano prodotti comunque con spedizioni FBA, magari sarebbe la meglio. Però lasciamolo vuoto per il momento che un'azienda potrebbe anche avere prodotti non FBA che comunque potrebbero andare comunque. E per il resto, qui logistica ci dice FBA, FBM e così via. Bene, non ci sono altri filtri che a noi ci interessano adesso e ricerchiamo, vediamo se ci trova qualcosa. Ci ha trovato 200 parole chiave trovate. E una cosa interessante da vedere subito è che ce ne sono una marea di parole chiave straniere. Ora, perché siamo su amazon.com, attenzione, mettete amazon.it, speriamo non ci faccia riselezionare tutto. Infatti sì. Infatti sì, bisogna stare attenti perché se non mettete rimettiamo tutto, rimetto tutto velocemente. Se non mettiamo il marketplace corretto, scazziamo già all'inizio. Quindi attenzione: un prezzo minimo di 20, 50, avevo detto 2 qui e qua, da un minimo di 5, da un minimo di 0 a un massimo di 5. Bene, applichiamo la ricerca, vediamo in mercato italiano come eravamo in quello americano. E abbiamo trovato anche qui più di 200 parole chiave, anche qui. Possiamo ordinare ovviamente, però qua già che vediamo trattamento anticaduta, ci sono tutte parole chiave in cui ovviamente titolo densità ci dice subito che ci sono pochi concorrenti. Contenitori alimenti, ci sono zero prodotti, contenitori alimenti sono molto generici ovviamente, e poi ovviamente da queste parole chiave qui si possono andare, poi dopo, nel questo caso sono proprio parti da zero, non ho idea di cosa andare a vendere, poi da qui andare su Magnet e trovare altre nicchie, altre sottonicchie interessanti. Ok? Ma ce ne sono tante. Scarpe all'esterno, vabbè, poi ovviamente c'è da andare a fare tutte le varie valutazioni, però come si vede anche qui a livello di entrate, insomma, ce ne sono diverse, c'è più di 200 parole chiave, quindi lo può restringere ancora di più il campo, no? Dice, sai cosa? Mi fai trovare parole chiave che hanno dai minimo 1.500 volumi di ricerca. Fate sempre così, perché non trovate, diciamo, cercate di rendere più semplice la vita, no? Qui siamo ancora più di 200 parole chiave, quindi diminuiamo un po' qua, mettiamo 3 prodotti massimo in prima pagina. Ancora più di 200 parole chiave trovate. Quindi dobbiamo diminuire, mettiamo a minimo 2000 volumi di ricerca. Ok, siamo ancora a 200 parole chiave. Ok, quindi mettiamo due prodotti in prima pagina.
Siamo ancora più 200 parole chiave. Cioè, qui allora mettiamo un minimo di 5.000 volumi di ricerca. Ancora più 200 parole chiave, incredibile. Stiamo continuando a trovare prodotti sempre più, perché ci sono delle, mettiamo un prodotto in prima pagina, quindi sto ancora riducendo i filtri, quello che sto facendo io, per vedere di diminuire sostanzialmente la ricerca, ok? Quindi diminuire la fascia di parole chiave che lui va a trovarci, ok? Quindi proviamo ad alzare, no? Quindi 5.000 volumi di ricerca, trovo ancora tanti, va a mettere un minimo di 7.000 volumi di ricerca. 155, stiamo diminuendo. Allora, alziamo ancora, un minimo di 9.000 volumi di ricerca. Vediamo un po'. 118, un minimo di 10.000 volumi di ricerca. Quindi andiamo a trovare tante parole chiave, magari che hanno tanti volumi di ricerca, solamente per restringere, ovviamente, un esempio. Cioè, beh, 100 parole chiave abbiamo trovato, ok? E fatto sta che ci sono tantissime, ovviamente, parole. Perché ci sono tutte queste parole chiave? Perché tantissime sono relative ad Halloween. Infatti, costumi Halloween, beh, poi ci sono quelle relative al caffè e così via. Quindi potete fare cose per Halloween, tutte le cose di Halloween, ha tantissimi volumi di ricerca, vedete, nell'ultimo periodo, e quindi ovviamente lui ce l'ha trovata, e quindi ci sono tutti questi picchi, vedete, questi sono prodotti stagionali, ma onestamente non vi consiglio di andare a vendere, ma ci fanno esattamente vedere, trovare tantissime parole chiave, cioè relative ad Halloween, interessanti per quella categoria lì. Però ad esempio bidoni differenziata da interno, interessante perché solamente un prodotto in prima pagina ha quella parola chiave lì nel titolo, e fa 14.000 euro al mese. Non è una parola chiave stagionale e ha fatto dei picchi molto interessanti, un picco molto interessante nell'ultimo periodo. Quindi una cosa interessante. Ad esempio, sono tutte cose, questo è perché uno vuole cercare nuove parole chiave in cui andare a trovare prodotti da vendere, ok? Infatti vedete ci sono cose per Halloween, tantissime per Halloween, sono parole chiave per Halloween, per questo ci sono tutto questo. Portafoglio e portamonete. La gente lo sta cercando 13.000 volte al mese. Un portafoglio con un portamonete ha fatto un picco. Vedete questo picco? Ecco, portafoglio e portamonete è una parola chiave che, per esempio, viene fuori ora nel Black Friday, sta venendo fuori, o qualcosa del genere. Sta facendo veramente un picco pazzesco. Non so, forse anche prima del Black Friday. Un picco, non so per quale motivo portafoglio e portamonete sono esplosi così, ma qui si può vedere chiaramente è passato da 194 volumi di ricerca a ben 13.000 volumi di ricerca. Ecco, questa è una parola chiave interessante, perché uno può vendere un portafoglio, un portamonete nel titolo con zero prodotti qua in prima pagina. Vediamo che come valutazione ci siamo, nel senso che a livello di fatturato non è male, nel senso questa parola chiave qui genera un po', con un prezzo medio di 35 euro. Poi bisogna andare dentro la parola chiave, vedere meglio come se è possibile inserirsi e differenziarsi, però anche qui si vedono parole chiave interessanti. E quindi poi da qui dentro potresti andare a differenziare in altri modi, perché comunque c'è un picco, soprattutto nell'ultimo periodo, interessante. Quindi sicuramente questa va una nicchia nuova. Per Nicola che chiedeva, faccio trovare nuove nicchie, beh, questa sarebbe una di quelle, per esempio, trovata semplicemente con Black Box. Poi ovviamente si può andare a trovare, a fare i confronti con Magnet e così via. A me sembra sempre, scusatemi, ma mi sembra sempre che il tempo voli, perché parlo, vado avanti, ma sono tutte cose molto, molto interessanti. Quindi, queste sono tutte cose improvvisate che io faccio, ma che ci fanno scoprire cose interessanti. Quindi, questi sono i modi più utili. Invece di usare Magnet, si può anche utilizzare targeting del prodotto al posto di Magnet, partendo da un prodotto nostro, e andare a targetizzare il nostro ASIN, mettiamo ad esempio, il nostro ASIN o quello di un competitor nella nostra nicchia, e poi andiamo a mettere la fonte, ad esempio, suggeriti o cliente anche acquistato, qui anche acquistato, noi lo flaggiamo. Mettiamo il prodotto di un concorrente e qua dentro troveremo altri prodotti da poter andare a vendere che i clienti hanno già acquistato. Ad esempio, prendiamo questo, ok, copiamo, incolliamo e ricerchiamo. Quindi, partendo da un tappeto nero da soggiorno o ingresso, quello che era. Andiamo a vedere, a trovare altri prodotti che i clienti stanno comprando assieme a questo ASIN qui. E qui non ci ho trovato niente, per esempio. Ora, non è che sempre vi troverà qualcosa, però ha molto senso. Oppure acquistati frequentemente insieme.
Vediamo se trovo qualcosa. Eccolo qua. Infatti, ho trovato già il prodotto acquistato insieme. Anche questo è un modo per espandersi. Ad esempio, tappeto gomma. Questo qua. Bisognerebbe vedere. Sono altre cose. Un cestino. Hanno comprato un portaombrelli, anzi. Che ha comprato un tappeto per il soggiorno, per l'ingresso. Ma lui era comprato, probabilmente era per l'ingresso, che era questo. Sì, un tappeto per l'ingresso, ovviamente ha comprato anche un portaombrelli, cosa molto interessante. E così si va a espandere la rosa del nostro brand. Ok, vedete quanto è semplice? Non ci serve tantissime funzionalità, ce ne servono poche che però ci danno subito un'idea. Vedete, ce ne sono diverse, altri portaombrelli, questo qua, portaombrelli, un cartello vietato fumare, ovviamente perché vendi un coso per l'ingresso. Ombrelli hanno comprato. Ok? È molto molto easy. Bene, Nicola, spero di essere stato chiaro. Quindi questo era un po' per rispondere anche a Nicola, che ha fatto questo dubbio qua. E adesso voglio, quindi ripeto, noi non dobbiamo sapere tutto, ma ci interessa focalizzarci sugli aspetti più importanti e renderli semplici, come la natura. La natura è semplice, non usa dati, ma è molto se stessa e noi dobbiamo fare le stesse cose. Per esempio, io personalmente uso questi strumenti qua che vi faccio vedere anche a voi. Non sto a utilizzare troppa roba in più. Perché? Perché non mi serve. Perché non mi serve e perché è un enorme impiego di energia in più solamente per dire, ok, ho questo numero in più. No, cioè io, ok, mi formo, guardo i vari video, anche di LinkedIn, vedo che magari c'è magari un filtro nuovo che viene utilizzato, dico ok, fammelo sperimentare, se mi serve, poi lo vedo che mi entra in modo automatico, che mi è facile da utilizzare, bene, allora dico sai cosa, prendo e lo utilizzo, come ad esempio il titolo densità, che è un filtro nuovo che io ho scoperto nell'ultimo periodo. Però quando vedete che c'è qualcosa che vi serve, bah, prendete, ovviamente se trovate qualcosa di utile per tutti, condividetelo anche su LIF, però è fondamentale capire che non dovete preoccuparvi di fare ciò che sentite, buttatevi, e questi nuovi filtri che poi vedete sono semplici ma ci aiutano in poco tempo. Come vedete, basta semplicemente flaggare una categoria e ci mettete a trovare altri prodotti. Non è che ci vuole chissà che cosa, è molto molto semplice. E questa è la cosa più importante, perché nel momento in cui la cosa diventa complessa non va bene, ok? Nel momento in cui mi vedete fare cose complesse sappiate che non va bene, ok? Cioè vuol dire che le cose iniziano a essere. Inizia a esserci, o magari c'è qualcosa che non va durante la giornata, ok? Semplicemente, ma in genere le cose che cerco di fare io sono tutte cose semplici, perché più semplice è, più ottieni risultati semplici, in modo semplice. Tutto dipende da come sei te come persona. Se sei una persona complessa, tipo un botto di seghe mentali, avrai un business complesso, pieno di dati, fogli di calcolo, poi dipende da come siamo le persone, ci sono persone più analitiche, persone meno analitiche, dipende anche dai vostri segni zodiacali, paradossalmente, eh? Ad esempio, sono un segno di fuoco, sono più verso il risultato, verso la determinazione del risultato, non tanto l'analisi di tutte le dinamiche, cioè per me è una direzione, vado lì dritto al punto. Alcuni segni invece di terra sono molto analitici. Ora, non per fare il Paolo Fox della situazione, però per farvi capire che in base anche alla vostra, in base alla vostra essenza, cioè quando, a che, quali stelle è allineata, uno può dire che cazzo c'entra, ma è la realtà, ovviamente è così. Voi andate a sostanzialmente avere un modo di ragionare diverso, un modo di essere diverso. I segni di terra in genere sono molto analitici, quindi hanno bisogno di 50 miliardi di fogli di calcolo sulla scrivania per capire cosa fare. Personalmente a me no, cioè io come quando ho iniziato a mio brand articoli sportivi, dopo qualche settimana stavo già ordinando lo stock, ho sbagliato tanto, sì, ma stavo iniziando a ingranare, ok? Semplicemente poi non avevo liquidità per scalare, ma mi ero già buttato, ok? Mentre alcune persone erano lì magari a dire, ma non so se iniziare, se non farlo, se la vita si fa, cioè dal mio punto di vista, poi ognuno la vede a modo suo, ci mancherebbe, ma ognuno fa ciò che sente, ognuno segue il suo processo, questa è la cosa più importante. Non c'è mai giusto e sbagliato, ricordatevi questo, non siete mai sbagliati, siete voi stessi, siate voi stessi. Il consiglio migliore che una persona può darvi è essere voi stessi senza preoccuparvi di quello che fate, ma sentite quello che fate. Non preoccupatevi di quello che fate, solamente sentitelo prima. Se sentite che non avete bisogno di niente, non lo fate. Se sentite che avete bisogno di più dati, vi cercate. Ma non cercate di convincere qualcuno a fare come voi e non cercate voi di cambiare per qualcun altro. Non fatelo.
Non fatelo mai, è l'errore più grande che potreste fare.